Poracci, bentornati sul TG Poro, l'unico format di YouTube dove si discute di videogiochi. Oggi parleremo dei primi dati di vendita di Skyward Sword in HD, un attesissimo ritorno presentato alla BlizzCon, un gioco emerso dal passato di Nintendo e non solo. Prima di iniziare, ormai lo sapete, ci sono tantissimi modi per supportare il mio canale, con un piccolo gesto, come lasciando un like o attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su tutti gli altri social. Altrimenti, se vi sentite proprio dei real poracci, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Una qualità pazzesca! Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo, perché si parla ancora di uno dei giochi presentati durante il Nintendo Direct, ovvero Legend of Mana. Purtroppo, mentre per noi occidentali è confermata esclusivamente la release in digitale, ancora una volta il pubblico giapponese riceverà una gustosissima Collector's Edition, esattamente come accadrà per Famicom Detective Club. Un vero peccato. Certo è che se la versione giapponese supporterà almeno l'inglese, si potrebbe pensare di importare questa versione fisica, ma il costo potrebbe schizzare alle stelle. Attenzione poi a Blue Fire, un titolo di cui recentemente avevamo parlato e che veniva presentato come l'Hollow Knight in tre dimensioni. Beh, stanno uscendo le prime recensioni e sono tutte molto entusiastiche, confermando le ottime impressioni delle anteprime. E per finire, una notizia che non è una notizia. Nintendo ha deciso di festeggiare il compleanno di Zelda con il silenzio più assoluto. Non che ci si aspettasse una pubblicazione vera e propria di domenica, ma almeno un post celebrativo avrebbe avuto il suo senso. E probabilmente ci toccherà aspettare la fine dell'anniversario di Mario prima di scoprire nuove sul 35esimo di Zelda. Appuntamento rimandato ad aprile? Nintendo, Nintendo, ma che mi combini? Mentre l'azienda di Kyoto si è dimenticata dell'anniversario di una delle sue serie di punta, si è alzato un bel polverone per quanto riguarda la remaster di Skyward Sword. Infatti all'utenza non sembra essere andato giù il prezzo di questa riedizione, eppure... effettivamente, l'aver messo a prezzo pieno la remaster di un gioco Wii senza alcuna sostanziale differenza rispetto alla versione originale, se non una risoluzione aumentata e un nuovo sistema di controllo, è un'operazione esagerata anche per gli standard a cui ci ha abituato Nintendo negli ultimi anni. Super Mario Galaxy, che ha ricevuto lo stesso trattamento, è stato venduto all'interno di una collection, mentre i porting da Wii U presentano bene o male tutti delle aggiunte a livello contenutistico. I 60 euro di Skyward Sword HD non sono andati giù a molti che subito hanno criticato aspramente le politiche di Nintendo. Un po' come è successo per il boicottaggio di Pokémon Spada e Scudo, o l'indignazione suscitata dal poco impegno messo nel confezionare la 3D All Stars, anche per Skyward Sword, tutte queste proteste si sono scontrate con la realtà dei fatti. Neanche il tempo di aprire pre-order su Amazon.com e UK che il gioco è andato subito out of stock, posizionandosi in vetta alle classifiche Switch e anche dei videogiochi in assoluto. Quello di Skyward Sword HD si preannuncia come l'ennesimo successo di Nintendo, che ancora una volta vede premiate le sue politiche di minimo sforzo, massima resa. Sarà interessante vedere quanto la versione in HD venderà rispetto all'originale, che ricordiamo essere uno degli Zelda in 3D di minor successo. Nonostante l'incredibile diffusione della Wii, il gioco ad oggi ha venduto solamente 3,67 milioni di copie in tutto il mondo. Insomma, se da una parte abbiamo la conferma dell'ottima salute della console e dei software che approdano nella sua lineup, dall'altra dobbiamo fare i conti col fatto che la parte rumorosa di internet rimarrà sempre e comunque una minoranza. Per ogni anniversario mancato ce n'è un altro celebrato a dovere, e Blizzard ha omaggiato una delle sue creazioni più iconiche, Diablo 2, che per il suo 20° anniversario è pronta a tornare in una riedizione spettacolare. Durante la BlizzCon Online, la versione digitale della popolare convention Blizzard, l'azienda non ha perso occasione di omaggiare uno dei suoi brand di più grande successo. Sebbene non siano mancate novità riguardanti Diablo 4 e Diablo Immortal, il momento più alto della conferenza è stato occupato dal reveal di Diablo 2 Resurrection, una remaster, anzi un graphical overhaul del seminale action RPG uscito ormai 20 anni fa. Si tratta di un'operazione estremamente conservativa, che punta a tenere intatto il feeling del gameplay originale, aggiungendo però miglioramenti nella gestione dell'inventario, della user interface, dell'esperienza online e aggiornando drasticamente la veste grafica,
tenendo però sempre come punto di riferimento il motore di gioco di due decenni fa. Sarà possibile, infatti, in modo molto simile a quanto accaduto con Halo nella Master Chief Collection, switchare in tempo reale tra il vecchio game engine e quello nuovo, garantendo così una continuità assoluta tra i due titoli. Ad occuparsi di Resurrection non poteva che esserci Vicarious Visions, team ormai specializzato in questo genere di operazioni. Sono proprio di questo studio le importanti e riuscitissime rivisitazioni della Crash Ensign Trilogy e di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. La cosa più interessante è che il gioco non solo conterrà tutti i contenuti di Diablo 2 base e della sua espansione, Lord of Destruction, ma inoltre arriverà nel 2021 su tutte le console, anche su Switch, e supporterà la cross progression, ovvero si potrà condividere il proprio salvataggio su più piattaforme. Per chi ha vissuto l'epoca d'oro di Diablo 2 Battle.net, ancora prima che il mondo del gaming venisse monopolizzato da World of Warcraft e gli MMO, questa non può che essere una notizia sensazionale e spero che tanti nuovi giocatori si avvicinino a una vera e propria pietra miliare del genere. E terminiamo continuando a parlare del passato, perché è emersa online una build di un titolo che sembrava destinato all'oblio, ovvero Dinosaur Planet, il titolo che se vogliamo segnò l'inizio della fine dei rapporti tra Nintendo e Rare. E la storia che si porta alle spalle è molto interessante. Alzi la mano chi si ricorda di Star Fox Adventures? Ecco, mi sa che siamo in pochi. Il titolo fu l'ultimo gioco di Rare sviluppato per Nintendo prima del passaggio definitivo a Microsoft e consisteva in un divertente clone di Zelda dove inspiegabilmente il protagonista era Fox McCloud, la volpe simbolo della serie Star Fox, che si ritrovava a vivere un'avventura su un pianeta di dinosauri. La storia improbabile quanto improvvisata fu il risultato delle pressioni operate da Shigeru Miyamoto, che una volta incuriosito dal progetto di Rare, un action in terza persona sviluppato per Nintendo 64 dal nome Dinosaur Planet, impose un cambiamento radicale nello sviluppo del titolo, che secondo la volontà del game designer giapponese avrebbe dovuto svolgersi nell'universo narrativo di Star Fox. Alcuni rumor non confermati vorrebbero questa intrusione di Miyamoto come una mossa per assicurarsi che Rare non dirottasse i lavori svolti fino a quel momento su Nintendo 64 sulla nuova piattaforma Microsoft, scenario che una volta entrata in gioco una proprietà intellettuale di Nintendo non si sarebbe potuto mai avverare. Il gioco quindi fu praticamente rilavorato partendo da zero e Dinosaur Planet si trasformò definitivamente in Star Fox Adventures, slittando da Nintendo 64 al GameCube. Dinosaur Planet è ora tornato al centro dell'attenzione grazie all'utente Forest of Illusion, che lo ha reso disponibile al grande pubblico tramite una build giocabile e quasi definitiva. Lo storico, specializzato nel preservare il passato di Nintendo, ha acquistato questa versione da un collezionista svedese. La versione è datata 1 dicembre 2000, 2 anni prima dell'uscita di Star Fox Adventures, e presenta uno stadio molto avanzato dello sviluppo, tanto che nel gioco è stato già inserito Fox McCloud come personaggio giocabile. La build funziona su hardware originale tramite l'utilizzo di flash cart, mentre gli emulatori danno ancora parecchi problemi di compatibilità. Resta comunque un ritrovamento estremamente affascinante, di cui è possibile vedere del gameplay caricato online, nel caso non si avessero i mezzi per riuscire a far partire il software. Voi eravate a conoscenza della storia dietro a Dinosaur Planet e dello zampino di Miyamoto? E per chiudere, eccoci al sondaggione del giorno. Vi ho chiesto se Nintendo deciderà di vendere i potenziali porting di Wind Waker e Twilight Princess singolarmente oppure all'interno di una collection, e la maggioranza di voi, il 61%, è convinta che li vedremo all'interno di una raccolta. Due cose: la prima è che dopo l'annuncio di Skyward Sword in HD e gli ottimi risultati dei pre-order, io non sarei così sicuro di una collection, e poi, siccome ho visto che molti di voi erano confusi nei commenti, si tratta di due remaster che non sono state assolutamente ufficializzate da Nintendo, ma che alcune fonti affidabili danno praticamente per certe. Sapete cos'altro c'è di sicuro al 100%? Il sondaggione che andrà online dopo la pubblicazione del video. Mi raccomando, non perdetevelo. Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ricordo come al solito che ci sono tantissimi modi per supportare il canale, ma già un like e un commento sono un contributo fondamentale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Zelda, Michele compleanno, ciao!